Il Liverpool può battere il calcio d'inizio di questa ripresa. Ferran Torres può avanzare indisturbato, può metterla da lì e finalmente è arrivato il gol dell'1-0. Qui ha potuto colpire da pochi metri, il portiere non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Darwin Núñez. Ottimo contrasto. A metri per andare. Può provare da lì. E c'è il gol, gli hanno fatto subito un altro, difesa evidentemente ancora sotto shock. Un gol che merita di essere rivisto. Ha depositato la palla in rete al termine di un'azione personale travolgente. Golasso. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Robert Lewandowski. Occhio che guadagna metri. Attenzione perché è solo. E c'è il gol per lui, è doppietta personale, è una grande giornata. Ha preso palla, ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere al termine di una cavalcata inarrestabile. Che gol! Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Entrata decisa. Intervento ruvido ma corretto. Ha spazio per andare. E c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. Replay che ci permette di apprezzare la splendida azione personale che ha portato al gol, perché ha puntato la porta e ha mantenuto la freddezza necessaria per battere il portiere al termine davvero di una lunga cavalcata. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. A metri a disposizione. C'è il gol ed è il terzo oggi, completa un fantastico hat-trick. Replay che sottolinea la sua ottima prova di oggi. Al di là dei 3 gol parlo, sta facendo ammattire tutta la difesa. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Tackle robusto. Ottima occasione. E c'è il gol, ne hanno fatto un altro, ormai ha perso il conto. La partita davvero a senso unico. Un gol che unisce tecnica, potenza, fisico. Ha fatto parecchi metri palla al piede prima di presentarsi davanti al portiere e batterlo. Replay meritatissimo. Stanno letteralmente umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo. Henderson, grande possibilità. Decisivo qui il tackle. Se ne può andare adesso. L'azione non è ancora finita. Una partita magnifica, impreziosita da questi 3 gol. E con questo sono 3, Pier. Tripla. E sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra. Si merita questo replay. C'è una sola squadra in campo oggi, come dimostra anche il punteggio. Robert Lewandowski. Entrata ruvida ma corretta. C'è spazio per lui. Occhio. Eccolo il gol della Samp. La messa al termine di una discesa irresistibile, mantenendo anche la giusta lucidità e per battere il portiere. Gol del genere valgono da solo il prezzo del biglietto. Match qui a senso unico. Si attende solo il fischio dell'arbitro per porre fine a questa esecuzione. C'è spazio davanti. Che gol! Splendida rete! Un gol che merita di essere rivisto. Ha depositato la palla in rete al termine di un'azione personale travolgente. Golasso. Il divario nel punteggio è tale che davvero sembra esistere un incontro fra squadre di categorie diverse.
palla che rotola via. Sterling a metri per andare, palla in rete, e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta. Pier, abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Partire a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Sarà calcio di punizione per il Liverpool. Ottimo intervento. Palla gol questa. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Una partita che fin qui ha visto davvero una sola squadra in campo. Avanza inarrestabile. Con questa palla punta la porta. Lewandowski, non sbaglia Lewandowski. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Lewandowski ha poi stoppato palla, ha fatto scudo col corpo per proteggerla dall'attacco del difensore e poi ha chiuso a rete battendo il portiere. Non credo ci siano dubbi su chi vincerà questo match. Bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. C'è il segnale di chiusura, tre punti importanti davanti al proprio pubblico. Il risultato parla chiaro, Pier. Hanno dominato in lungo e in largo. Si è visto già dai primi minuti che erano in palla, poi hanno preso ancora più fiducia e hanno schiacciato la formazione avversaria nella propria metà campo e sono andati a prendersela questa vittoria.